Radio Radicale, siamo in collegamento con il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che è stato vicepresidente del Partito Democratico, per parlare con lui dell'abolizione che viene proposta nel disegno di legge Nordio, dell'abuso d'ufficio. Allora, noi sappiamo che c'era stato anche un pressing dei sindaci del PD nei confronti della segreteria del PD per questa misura. Allora, voi come l'avete considerata la misura del governo? Ma i sindaci sono 10 anni che chiedono ad ogni governo la modifica del reato d'abuso d'ufficio. Noi chiedevamo una riforma radicale, Nordio l'abolisce, ma è evidente che la riteniamo una vittoria dei sindaci italiani, di tutti i colori politici. E tra questi ovviamente anche i sindaci del PD, i sindaci di centro-sinistra. E quindi la valutiamo positivamente, anche se, come dire, ci infastidisce il fatto che venga data troppa enfasi a questo provvedimento perché lo si lega alla morte di Berlusconi che non c'entra nulla, lo si spaccia come una grande riforma della giustizia, che non è, perché non è una riforma della giustizia, è un provvedimento però di buon senso che va incontro ad un'esigenza vera che è quella di evitare la paura della firma per tanti amministratori e funzionari pubblici. Per un reato che statisticamente non è perseguibile perché il 17% di coloro che sono stati accusati di abuso d'ufficio sono stati archiviati o assolti. Il che vuol dire... Oppure è andato in prescrizione. Ma no, il grosso archiviato e assolto, quindi dimostra che è scritto male quell'articolo di legge, che è un reato che tutti possono impugnare, ma che in verità spesso e volentieri crea soltanto problemi di immagine a tanti amministratori che non se lo meritano e non è un argine per la legalità, non c'entra nulla, ci può essere accusati di abuso d'ufficio semplicemente per un atto che si vota o una delibera che si firma, una determina che si firma, quindi è evidente che è un reato che in Italia non funziona, che ha creato tante ingiustizie che crea un'amministrazione ancora più impaurita e di conseguenza farraginosa. Ecco, vuole dire qualcosa anche sull'intervento che c'era stato 2 anni fa sull'abuso d'ufficio? Che cosa era stato modificato e come l'aveva trovata quella modifica? Era stata fatta una prima, diciamo, era stato un po' circoscritto, ma non è stata sufficiente quella riforma, tant'è che continuavamo a chiedere una riforma più radicale. Poi sappiamo, ci rendiamo conto che noi non siamo dei giuristi, però che dal punto di vista tecnico, giuridico, qualche controindicazione l'abolizione totale la dà, quindi non pensiamo che sia una scelta perfetta quella che fa Nordio, ma di certo dopo 10 anni che i sindaci pongono una questione di questo tipo è sicuramente un passo avanti, e anche se sappiamo che la posizione dei sindaci del PD presumibilmente non sarà la posizione del PD, perché in Parlamento i parlamentari hanno opinioni, non, diciamo, ci sono opinioni molto diverse da quella che sto esprimendo io. Ecco, quella secondo lei era una norma ad personam, quella del 2020? No, non credo, è stato un primo tentativo di cambiamento, ma del tutto insufficiente. Senta, lei ne ha mai parlato con la segretaria del Partito Democratico Elly Slein di questo tema? Ha avuto modo di discutere con lei di questo e di che cosa avete discusso quando vi siete visti? Ma discuteremo con lei di questo nella prossima direzione, come di tante altre cose, ma il problema non è della Schlein, il problema è che questa discussione interna al PD ce l'abbiamo da almeno 7 anni, sia sul tema del reato di abuso d'ufficio, sia sul tema della Severino. Diciamo che su questi temi sono 6-7 anni che gli amministratori locali hanno un'opinione che non coincide con quella dei parlamentari. Anche questa mattina abbiamo avuto una riunione con un po' di parlamentari che si occupano di giustizia. Insomma, è stata una riunione difficile perché ci sono punti di vista differenti ed è difficile arrivare su questo tema a un punto di vista unico tra amministratori e parlamentari. Io lo ritengo un peccato, penso che dovrebbero ascoltare maggiormente la voce dei sindaci, l'opinione dei sindaci, soprattutto su un tema affrontato in maniera molto pragmatica come questo.
ma di certo non è un problema della slide, perché voglio dire, è una questione che è una discussione che facciamo all'interno del PD da almeno 6-7 anni. Sì. Però la segretaria del PD le ha mai chiesto una valutazione su questo a lei personalmente? La segretaria Schlein sa benissimo la mia opinione, l'opinione di De Caro, l'opinione di coloro che hanno responsabilità nel campo degli enti locali. Le conosce benissimo, farà le sue valutazioni, conosce anche quelle dei parlamentari, poi farà le sue valutazioni. Okay. Però ripeto, non è un problema legato a quest'ultima segreteria, è un problema legato alle segreterie degli ultimi 6-7 anni. Questa discussione non ha trovato un approdo unitario dentro il PD, tant'è che anche nei governi dove noi siamo stati al governo non siamo riusciti a fare la riforma che gli amministratori locali si attendevano. Senta, le è mai capitato di non firmare un atto, una delibera, che insomma per il timore di incappare in questo reato? E volevo sapere lei quante volte ci pensa prima di mettere la firma su qualcosa, o che cosa riesce a controllare della macchina del comune di Pesaro che teme le possa sfuggire e poi diventare un boomerang. Ma i sindaci in genere sono coraggiosi, buttano spesso il cuore oltre l'ostacolo, però è evidente che su molti provvedimenti ci pensiamo 10.000 volte prima di prendere di dare l'ok, soprattutto se sono di libero di giunta. Si immagina dirigenti che devono firmare le determine di loro responsabilità, quindi è un problema vero. Io non credo che questa sia una riforma della giustizia, penso che però possa migliorare la funzione, possa migliorare lo svolgimento del lavoro nella pubblica amministrazione. Senta, lei non ha mai ricevuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio? Per abuso d'ufficio no, per fortuna, però voglio dire, può capitare quotidianamente, basta, l'altro giorno facevo un esempio, quando io sono diventato sindaco nel 2014, una delle prime cose che ho fatto è stato quello di togliere le macchine da tanti spazi del centro storico, liberato piazze, vie, eccetera. Bastava che un cittadino mi denunciasse dicendo che toglievo le macchine perché volevo favorire un mio parente o chi che sia, che potevo incappare nell'abuso d'ufficio. Cioè, per dare l'idea di quante assurdità possono nascere e quanti appigli si possono dare per denunciare poi di conseguenza l'amministratore pubblico che fa il suo dovere nell'interesse generale. E che cosa ne pensa dell'abolizione del traffico di influenze, che è una cosa un po' diversa ma che come diciamo follia giuridica è molto vicina a quella dell'abuso giuridico, dell'abuso d'ufficio? L'ho approfondita meno, però io ad esempio personalmente penso che i reati non chiari, diciamo molto interpretabili, non funzionano, e quindi ci vogliono reati facilmente interpretabili. Quello al quale faceva riferimento come l'abuso d'ufficio, insomma, sta in questa categoria. Ho capito. Va bene, io la ringrazio molto della il traffico di influenza, no? Sì, il traffico. È fortemente interpretabile, non è un reato così chiaro né per chi rischia di commetterlo, né tantomeno per coloro che devono valutare se il reato è stato commesso. Certo. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, grazie ancora.